Buonasera, buonasera e benvenuti a Storie, le emozioni della vita. Oggi non è martedì, è sabato, ma è la festa del papà e proprio per questo abbiamo pensato di fare una puntata extra. In studio c'è una persona che ha un grande papà, ma quel papà gliel'hanno portato via, gliel'hanno strappato via con un attentato 43 anni fa. Era il 29 gennaio del 1979, quando l'auto del giudice Emilio Alessandrini si fermava al semaforo tra via Umbria e via Muratori a Milano e un comando terroristico di prima linea faceva fuoco senza pietà e senza lasciargli scampo. Fino a pochi mesi prima dell'attentato, il magistrato Alessandrini si era occupato anche dello scandalo finanziario del Banco Ambrosiano. Lo stesso magistrato Alessandrini, proprio nel giorno dell'attentato, pochi minuti prima di essere ucciso, aveva accompagnato a scuola il figlio Marco, all'epoca un bambino di appena 8 anni. Questa sera a Storie c'è l'avvocato Marco Alessandrini, ex sindaco di Pescara. Buonasera. Avvocato, buonasera, come sta? Non ci lamentiamo, grazie a lei. Bene, bene, benvenuto. Grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito, ci tengo particolarmente a raccontare la storia di suo padre, la storia sua come figlio in questo giorno speciale. Grazie ancora per aver detto sì. Mi viene a chiamarla sindaco. Beh, diciamo che nella mia folle gioventù ho fatto anche questo e dunque capita non di rado che venga appellato così, una cosa che naturalmente mi fa sorridere, aggiungo anche emerito e aggiungo ulteriormente basta non aggiungere parole strane perché la parola, diciamo, il vocabolo si presta a questo. Comunque certamente una parentesi importante della mia vita, un ricordo che resta proprio tatuato a fondo della mia memoria, della mia anima, perché è sempre, no? È un mestiere oneroso ma molto onorevole quello di rappresentare la propria comunità. E quindi, insomma, sono contento di averlo fatto. Avvocato, in un'intervista lei ha detto una cosa che mi ha colpito. Lei ha detto: io il mese di gennaio lo odio, l'inverno, i giorni della merla, il freddo, quel freddo nel cuore. Cosa prova invece nel giorno della festa del papà? Insomma, primavera d'intorno non brilla ancora nell'aria, ma si approssima. E tuttavia quel freddo di cui parlava lei esiste, esiste certamente. Gli americani, che si divertono a fare strane classifiche, lo chiamano il Blue Monday. Attorno al 20-25, a seconda del calendario di gennaio, sarebbe il giorno più triste dell'anno. E questa cosa mi ha colpito perché naturalmente per me il giorno più triste dell'anno è sempre il 29 gennaio. E questo freddo uno così ci impara a convivere, si mette cappotto, sciarpa, guanti, eccetera, e si va avanti sempre. Su una lapide commemorativa in via Umbria, a Milano, c'è scritta una cosa. C'è scritto che suo padre è stato assassinato perché difendeva la democrazia dall'eversione e dal terrorismo. Io le chiedo questo, in tutti questi anni è riuscito ad accettare quel destino, quel sacrificio, oppure avrebbe voluto una vita diversa per suo padre? Per esempio che avesse fatto il maestro, il dottore, l'artigiano e non il giudice durante gli anni di piombo? Beh, io naturalmente ho questo rimpianto di aver fatto molta poca strada insieme a mio padre. Però poi il destino è una cosa che spesso sfugge, no? alle nostre azioni. Emilio era un, qui vediamo una foto di qualche tempo fa, era uno entusiasta di fare il suo lavoro. Io sono rimasto colpito da questo e racconto il seguente episodio. Negli anni sindacali c'è sempre stato nella grande sala consigliere del comune di Pescara il premio Borsellino. Questi premi corrono sempre il rischio della retorica, io lo so questo, però sempre un brivido mi percorreva la schiena durante quelle ore quando suona l'inno nazionale, perché insomma io ci tengo a queste cose, le istituzioni insomma, mi lasciano sempre un religioso senso quasi di rispetto. E ricordo questo episodio: premiammo una volta
o meglio, il premio venne dato a una dottoressa Alessandra Dolci, che è la capa della DDA, cioè la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, è un pubblico ministero, una donna molto tosta. Lei fece un intervento brevissimo di un minuto dicendo che è quasi sorpresa di questo premio perché lei fa un lavoro che le piace talmente tanto per cui si meraviglia di essere pagata per farlo. Le ho detto che queste sono le stesse parole che diceva mio padre, io non le ho sentite con le mie orecchie, mi sono state riferite. Allora, diciamo, penso che, come dicono gli antichi, muore giovane chi è caro agli dèi, dulce est pro patria mori, sono consolazioni, perché penso che morire giovani sia una grandissima fregatura per se stessi, per gli affetti che lasci, per quel vuoto nella famiglia, negli amici. Ed Emilio ha fatto quello che gli piaceva e purtroppo negli anni 70 in questo paese si correva il rischio di rimetterci le penne, perché viviamo in questa era terribile, il Covid prima, i venti di guerra orrendi dall'Ucraina che sembrano aver riportato indietro le lancette della storia. E questo mi fa pensare alla barbarie della violenza, sempre inaccettabile quella che viene dal, diciamo, dall'est del vecchio continente, ma anche quella barbarie che ho conosciuto, ahimè direttamente, delegata alla stagione degli anni 70, alla lotta armata. Cioè, gli anni 70 sono una cosa complicata in cui non c'è solo il terrorismo, non c'è solo quel cielo di piombo, il piombo delle armi, il piombo dei proiettili, il rosso del sangue sulle strade d'Italia. È stata un'era anche di diritti, lo statuto dei lavoratori, il divorzio, l'aborto, che noi diamo magari per scontate, ma sono nati lì, in quel decennio, se vogliamo, anche pieno di contraddizioni, a tal punto che chi faceva il proprio lavoro veniva additato come, si usava un'espressione incomprensibile con l'oggi, servo del capitalismo, però finivi per diventare tuo malgrado un simbolo se vuoi di efficienza di queste incrostate, corrotte istituzioni. E qualcuno ha pagato con la vita, più di qualcuno a dire il vero, perché quella stagione ha lasciato nelle strade insanguinate d'Italia tante persone, 500 morti, questo è il bilancio del terrorismo che viene fatto, 5.000 feriti, in Italia, cosa che è così. Oggi la magistratura io penso che attraversi una grandissima crisi di credibilità, come tutte le istituzioni, non è esente da questo vento di sfiducia che soffia forte dall'opinione pubblica. Però l'Italia, e questo non va dimenticato, vanta un record, fra virgolette, che è secondo solo alla Colombia per il numero, cioè, di magistrati assassinati dalla violenza terroristica e mafiosa, attorno a poco meno di 30, ma è un numero spaventoso, non ci sono precedenti in termini nei paesi europei. Oggi è il 19 marzo, il 19 marzo è la festa del Papa, però per me è anche l'anniversario di Guido Galli, un altro giudice milanese, un giudice istruttore, che era anche un docente universitario, che viene assassinato il 19 marzo del 1980 in un'aula, l'aula 309 dell'Università Statale di Milano, dove io ho studiato. E lì ti viene in mente che poi, insomma, la poesia è una cosa che aiuta a vivere meglio. Dice Paul Éluard: un uomo è morto e non aveva a sua difesa che le proprie mani aperte sul mondo. Guido Galli è morto avendo il codice in mano. Un'immagine terribile, ma anche fortemente simbolica. Perché? Perché questa violenza, la violenza tu la contrasti con il codice, non con altra violenza, perché genera mostri tutto questo. E queste in un certo senso sono anche le parole, io mio malgrado, insomma, ho approfondito queste tematiche, perché mi riguardano direttamente. Il grandissimo Sandro Pertini, noi lo ricordiamo al Santiago Bernabeu che esulta per l'Italia che vince la finale della Coppa del Mondo nell'82, non ci prendono più, non ci prendono più, lui viene eletto nel 78, l'anno di Moro, e disse a proposito della stagione del terrorismo: noi che siamo un grande paese abbiamo sconfitto il terrorismo non negli stadi, cioè non abbiamo usato metodi sudamericani, metodi di violenza cieca e repressiva, l'abbiamo fatto con la forza delle regole, e questo è sempre una cosa faticosa, impegnativa, ma è l'unica via che c'è, perché
se no la barbarie chiama la barbarie. E penso che le istituzioni alla fine servono a questo, a cercare con delle regole imperfette finché vuoi, ma frutto del percorso democratico, a tenere insieme questa cosa che si chiama società. Un'altra foto. Avvocato, in tutti questi anni cosa le è mancato di più? Vabbè, questa foto è della mia prima estate. Io sono nato a dicembre, 25 dicembre del 70, qui siamo nel giugno del 71. E mi sono mancate così stanze di vita quotidiana, per così parafrasare le parole di una canzone. Mi è mancata una normalità che mi è stata così tolta troppo presto. Oggi, che sono molto più grande di mio padre, che quando è stato assassinato ne aveva appena 36, adesso ne ho 51, quindi sono un fratello maggiore, sono quasi uno zio, vedo che no, un po' i genitori dei miei amici, qualcuno viene meno, perché è il ciclo della vita, e allora percepisci questo senso di vuoto che c'è sempre, a qualunque età ti capiti di perdere un genitore. Talvolta capita di perderlo molto giovani, e allora si prova, come ho fatto io, a recuperarlo nel tempo. Vede, anche queste, diciamo, occasioni come queste, che mi comportano sempre un certo sforzo emotivo, perché non è facile mettersi a nudo. Per molti anni non ci sono state, per decenni il terrorismo è stato un argomento tabù della nostra società, non se ne parlava. Quelle rare volte in cui lo si faceva parlavano gli ex terroristi. Poi, secondo me, da un decennio e più circa a questa parte è cambiata la dimensione memoriale. C'è stato molto lavoro anche da parte delle associazioni dei familiari, che sono andate nella direzione opposta, attenzione qui alle vocali, del familismo amorale di cui noi tanto sentiamo parlare. Quella è stata un'ipotesi di familismo morale, e questo, se vogliamo, è stato anche un modo di ritrovare un genitore perso troppo in fretta, troppo presto. La percezione dei ricordi muta attraverso il tempo che trascorre, il tempo che passa, da bambino, da ragazzo e adesso da uomo di 51 anni. Com'è cambiato il ricordo di quel giorno? Allora, ci sono certe cose che restano dentro e sono per sempre. Era un lunedì di pioggia, come sempre accompagnato a scuola, mio padre era un pessimo guidatore, e poi quel saluto che doveva essere usuale è stato l'ultimo saluto. Poi ricordo che ero stato, diciamo, io ero molto legato ad un mio compagnuccio di scuola, i cui genitori abitavano praticamente dietro casa nostra a Milano. Sono tornato a casa con questa famiglia, questi amici di famiglia, con questo mio amichetto. Vennero i miei nonni a prendermi, i miei nonni materni, cosa che mi sorprese, che ci fanno qui i nonni. E poi mi venne detto, e ho ricordi un po' così sfumati di quel pomeriggio, una casa piena di gente, poi ho letto cose che lì non ho vissuto, il fatto cioè che c'era una gran folla per Milano sul luogo dell'attentato, che nella vicina piazza, si chiama Piazza Medaglie d'Oro, sono luoghi che poi ho sempre frequentato anche nella mia vita successiva di Milano, che nonostante tutto mi restano familiari, 30.000 persone. E poi un flash, il giorno terribile dell'ultimo addio terreno, perché le mie lacrime di bambino sono finite, diciamo, in una sigla di un programma televisivo molto noto, che è La Notte della Repubblica di Sergio Zavoli. Non ho ricordi del funerale che si fece anche a Pescara, perché non vi partecipai. Mi hanno di recente dato delle fotografie che mi hanno molto impressionato, perché c'è una folla sterminata che riempie l'attuale piazza Alessandrini, all'epoca si chiamava piazza Cicerone, ma di lì a poco venne intitolata alla memoria di Emilio, e fino a San Cetteo. Una folla così non si era vista neanche per i caduti di Marcinelle, così mi è stato riferito. E ancora oggi, a distanza di molti anni, qualcuno mi ricorda, io c'ero, e ricorda questo senso di emozione, di lacerazione, di vuoto, di
perché, perché succedono queste cose. Mi sovvengono in aiuto le parole di una mia adorata professoressa del liceo, che insomma dice: umano sei, non giusto, Marini. E questa è la spiegazione che mi sono, che non è una spiegazione, è una presa d'atto, perché purtroppo il mondo è imperfetto, perché sta a ciascuno di noi dare quel piccolo contributo affinché le rotelle continuino a girare, gli ingranaggi non si fermino. A me così piace una lettura, come direbbero qualcuno, costituzionalmente orientata. A me piace l'idea che chi ricopre ruoli pubblici, che intendiamoci non è solo il politico di turno, ma è chiunque lavora nel sistema pubblico, chi fa il magistrato, ma anche se fai il, non so, l'infermiere all'ospedale, devi farlo con disciplina e onore. E io penso che questo è un po' quello che io mi porto appresso da, quelle, da queste giornate, che poi ho, diciamo, rielaborato con la lettura dei giornali. Il Covid ci ha portato molto tempo libero, oltre chiaramente a tanti anni, e bisogna andare avanti, perché insomma se uno guarda sempre indietro poi gli viene il torcicollo. L'elaborazione del lutto è una cosa faticosa, però è l'unica cosa che si può fare. E quindi questi decenni mi sono serviti per fare questa strada, in un certo senso. C'è una scatola verde con delle foto. Quando guarda le vecchie foto, avvocato, qual è la prima cosa a cui pensa? Beh, qui giochiamo proprio pesante, nel senso che io ricordo nitidamente, innanzitutto l'occasione in cui ho rivisto queste foto, ma soprattutto queste foto sono state scattate nell'agosto del 78 a Canzano, a casa di amici. Questi amici non ci sono più, però ci sono i loro figli. Quella signora è l'autrice materiale dello scatto. Quelle foto spesso le ho viste sui giornali, in qualche modo sono diventate. Però, insomma, quello fu un grande regalo. In quella scatola verde così ho trovato... perché adesso le fotografie siamo abituati a vederle in digitale, abbiamo perso il gusto, no, del poterle toccare, della carta, e quella insomma è stata sicuramente una bella sorpresa. Avvocato. A mia insaputa, ecco. Ma perché dico questo a mia insaputa? Perché qualcuno si ritrova delle case a propria insaputa, sto parlando di ex ministri della Repubblica, invece altri hanno delle fotografie a propria insaputa. Ho un altro ricordo a mia insaputa che mi piace citare qui. Sì. Durante gli anni del mio mandato ho sempre pensato che il più grande privilegio fosse quello di poter liberamente impazzare in tutte le scuole di Pescara, perché io penso che la scuola sia il pilastro, la base della nostra società. Però una volta sono tornato anche nella mia scuola elementare di Milano, in via Pietro Colletta, dove ho frequentato dalla prima alla terza elementare. Qualche anno dopo mi hanno raccontato, ma me l'hanno raccontato successivamente, quando era già successo, a mia insaputa per l'appunto, che una delegazione di bambini guidati da delle maestre sono andati a portare dei fiori lì vicino dove c'è una lapide che ricorda appunto l'attentato, via Umbria, incrocio via Muratori. E questa mi è sembrata una bella cosa, no? Vuol dire che un seme è rimasto così, è germogliato, è stato piantato ed è cresciuto, e mi sembra una bella cosa. Se oggi lei potesse parlare con suo padre, anche solo 5 minuti, cosa gli direbbe? Una cosa. Ah, non lo so, questo non... mi consola il pensiero che quando finirà la nostra vita terrena noi potremo rivedere le persone care. Allora ci penserò allora, perché adesso diciamo c'è altra strada da fare. Suo padre sarebbe orgoglioso di lei? Ma io penso che i genitori tendenzialmente sono sempre orgogliosi dei figli, quindi penso di sì. Lei ha incontrato anche Mattarella. Cosa le ha detto il Presidente della Repubblica in merito alle vittime del terrorismo? Beh, Mattarella conosce la materia. C'è una foto, 6 gennaio 1980, suo fratello Pier Santi in Viale della Libertà a Palermo, Presidente della Regione Sicilia all'epoca, viene assassinato dalla mafia sotto casa e muore fra le braccia di Sergio, che lo tiene, una foto terribile. Quindi questo signore così presidenziale, penso che uno che conosce molto bene la materia, e poi insomma diciamo che talvolta non c'è neanche bisogno delle parole, ci si intende
come dire, a gesti. Io sono molto contento che Mattarella sia stato riconfermato, sia pure con una forzatura costituzionale, perché in questa fase molto complicata della politica italiana non mi sembra che ci siano tante figure di garanzia. Lui è questo, e quindi diciamo che è cosa buona e giusta. Avvocato, prima lei l'ha accennato, io adesso glielo chiedo. Lei non si tira mai indietro dal dovere di ricordare, ma immagino che quel dovere abbia un peso, un costo. Quanto le costa parlare ogni volta dell'uccisione di suo padre? E adesso devo... Mi sembra... Tu vuoi che io rinnovelli disperato dolor che il cor mi preme già pur pensando pria che io ne favelli, dice il conte Ugolino nella Divina Commedia. Conte Ugolino è un signore che per ragioni politiche viene rinchiuso in una torre ed è costretto dai morsi della fame a mangiare i propri figli. Ma, aggiunge, se le mie parole esser di insieme che frutti infami al traditor che io rodo, parlare e lacrimare vedrai insieme. Adesso abbiamo preso un po' alla lontana, però Maestro Dante la dice bene. E io penso che questo sia il dovere della memoria, perché la memoria non è una cosa che si mangia, non è un optional, la memoria è il tessuto connettivo di una società, e insomma, sono quei valori che tu devi innaffiare come una pianta, perché troppo spesso si assiste a pericolose rimozioni del passato. Ogni tanto i giornali si divertono, caro Lambertini, a intervistare dei ragazzi e gli chiedono cose della guerra piuttosto che degli anni 70, del terrorismo, la strage di Bologna, e vengono fuori risposte sconcertanti. E questo lo facciamo non per fare un favore ai parenti delle vittime, ma penso perché è un dovere della collettività preservarla questa memoria. Perché? La dico grossa, ma io ci credo a queste cose. In fin dei conti, attraverso, in un momento in cui noi viviamo una profonda crisi dei valori, attraverso le storie esemplari, allora noi proviamo come a, non so, recintare una specie di spazio pubblico ideale di valori dentro il quale provare a riconoscerci. Io penso che questo sia il senso della memoria. Qualche volta forse si esagera, lo dicevamo prima scherzando con la parolaccia, la superfetazione memoriale, cioè se tu metti 50 giornate della memoria in 365 forse è eccessivo, ma il punto è che noi non ci dobbiamo dimenticare del nostro passato. Per questo, come accennavo prima, per me la scuola è tutto, perché là tu formi una persona, e se chi forma una persona salva l'umanità, e quindi insomma penso che si debba andare in questa direzione. Avvocato, siamo nel finale. Nei momenti belli o nei momenti difficili della sua vita, lei lo sente vicino suo padre? Guardi, come dice quel tale, il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me, questo per me è mio padre, e quindi lo sento sempre. Avvocato, l'ultima e l'ultimissima. Benissimo. Lo rifarebbe il sindaco di Pescara? Sì o no? Ma non lo so, diciamo che io credo che ci sono delle stagioni della vita. Io sono contento di averlo fatto, io ho sempre interpretato la mia esperienza politica come un servizio. Io non ho brama di potere, di poltrone, proprio non me ne può fregare di meno, mi perdoni però, e penso che la politica sia un servizio. Se ci saranno delle condizioni, io sarò lieto di continuare a dare un contributo. Penso che ci possano essere tanti ruoli in cui farlo, e penso che nonostante tutto la politica sia una cosa importante, sia una cosa indispensabile per il nostro vivere civile, perché senza la politica c'è la barbarie. Anche qui ci vuole la politica per risolvere questi venti di guerra terribili, e solo la politica potrà risolverli. L'ultimissima allora, quindi la rivedremo candidato? Sì, nonni. Ma non, diciamo, non mi sembra di attualità. Diciamo, io coltivo il desiderio, penso di essere un po' troppo giovane per andare in pensione. Vedremo in che modo, se ci saranno le condizioni, uno potrà essere utile. Però diciamo che non ce l'ha ordinato il medico, insomma, di fare questo. Quindi potremmo parlare un lì. Ci devono essere delle condizioni, diciamo, ragionevoli. Dopodiché
vediamo, perché io di una cosa sono sicuro, caro Lambertini, cioè che noi siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile. Ha ragione, lo penso anch'io. Mm-hmm. Avvocato, grazie mille per questa chiacchierata. Grazie a lei. Buonasera a tutti. Telespettatori di Storie, buon sabato sera, noi ci vediamo martedì prossimo. Arrivederci.